godiamo di ottima salute, devo dire, malgrado che su 37 comuni che compongono l'ambito S8, solo 3 o 4 hanno provveduto a versare la propria quota associativa. Ed è chiaro che qualsiasi piano di zona in questa situazione annasperebbe. Noi comunque partiamo da esperienze precedenti, forzato la proprietà già in sé al piano di zona, e tra una settimana partirà l'assistenza domiciliare agli anziani. Abbiamo già in corso il progetto INPDAP riservato ai dipendenti dell'INPDAP. Giovedì saranno aperte le buste per l'affidamento del centro antiviolenza con due sportelli, uno a Vallo ed uno ad Agropoli. Poi stiamo organizzando un market sociale per i meno abbienti e a giorni sarà pubblicata la gara per le 5 lusoteche di ambito per un importo di 500.000 euro. Stiamo procedendo tra l'altro all'erogazione dell'assegno di cura ai malati di SLA e di altre malattie del motoneurone e stiamo organizzando l'erogazione per un nuovo progetto innovativo rispetto al campo dell'assistenza, la vita indipendente, rivolta a gravi disabili. E oltre alle borse di lavoro e contratto alla povertà che siamo attivi in tutti i comuni. È noioso ricordare le iniziative messe in campo, mi rendo conto, ma molto spesso Ecco, perché bisogna queste polemiche farlo. allora? Ditemi. Perché secondo lei? Ma perché è facile speculare sul disagio umano, è la cosa più facile, vivere e mettere zizzania tra quella che è oggi la maggiore difficoltà per ogni cittadino. Noi viviamo in una situazione di grave crisi economica, ci rendiamo conto, e questo fa sì che chi vuole insinuare trovi terreno fertile. Noi teniamo una regione Campania, bisogna pure dirlo questo, la regione Campania che in tema di politiche sociali ha azzerato tutto, basti pensare che la Toscana spende 250 euro ad abitante per politiche sociali. La Regione Campania zero, ci muoviamo con i fondi dei comuni. Per alcune iniziative abbiamo già i finanziamenti, mi riferisco al PAC anziani che abbiamo avuto dal Ministero dell'Interno 1 milione di euro e ai PAC infanzia che va dai 0 ai 36 mesi che abbiamo avuto 500 mila euro. Da questo saremo pronti a partire subito perché i decreti li abbiamo avuti pochi giorni fa. Per il resto stiamo aspettando le quote dei comuni per quanto riguarda le borse lavoro e il contrasto alla povertà. Beh, intanto sempre per quanto riguarda il piano di zona c'è una novità. Dopo le dimissioni dell'assessore alle politiche sociali Attilio Molinaro, la delega è stata affidata al consigliere Carmelo Ricchio. Cambierà qualcosa? Ma voglio precisare che questa delega, prima voglio precisare, interessa il comune di Vallo della Lucania, non il piano di zona. Il piano di zona e fanno parte i sindaci, poco c'entrano gli assessori comunque. E io ringrazio Attilio il dottore Molinaro perché si è dimostrato un assessore sempre sensibile, vicino ai bisogni delle persone, ha lavorato in sinergia con l'ufficio e bisogna dire che abbiamo trovato un'intesa perfetta, ma conosco anche il dottor Ricci e so le sue sensibilità, come sono rivolte verso la disabilità per i casi di indigenza. Sono convinto che lavoreremo bene anche con il dottor Riccio. Mi auguro che la sinergia trovata con il dottore Molinaro possa riproporsi con il dottor Riccio.